ritrovati a tutti i runners di marathonworld.it, oggi una vera e propria rivelazione della stagione autunnale. Stiamo parlando delle Adidas 4D Forward. A prima vista potrebbe sembrare un prototipo ad un modello puramente promozionale, visto il look decisamente inusuale. Scordatevi tutto ciò. Queste Adidas sono una signora scarpa e possiamo affermare, forse a sorpresa, che questo modello spinge decisamente più del celebre Boost. Le 4D Forward provengono interamente da fonti riciclate e la sua innovativa intersuola è frutto di 18 anni di analisi dei dati di corsa degli atleti, al fine di creare un modello in grado di far convogliare tutte le forze verso una spinta in avanti. Da qui il nome 4D, come la speciale ragnatela dell'intersuola, e Forward, ovvero avanti. Appena indossate, subito una sorpresa. Queste scarpe sono davvero molto molto comode, nonostante una tomaia molto sottile, e questo è dovuto non solo alla grandissima capacità ammortizzante, ma anche alla nuova tomaia tecnica in Prime Knit Plus, dotata di un nuovo controtallone integrato soffice e inserti in mesh nei punti di maggiore pressione. Inferiormente troveremo invece un battistrada piatto ed in pezzo unico, realizzato in collaborazione con Continental. Collaborazione che avevamo avuto modo di testare anche in altri marchi e che è sinonimo non solo di grande resistenza all'usura, ma anche di una risposta eccellente su asfalto bagnato. Ma arriviamo al fulcro di questa scarpa, ovvero l'intersuola 4D. È realizzata in lattice con una forma che Adidas definisce a papillon ed è in grado di trasformare la pressione verticale applicata durante la spinta in una risposta orizzontale. E vedremo più avanti che non si tratta solamente di teoria, in quanto la deformazione in fase di appoggio e spinta è molto molto evidente. Questa sorta di intrecciatura assicura addirittura il 23% di effetto ammortizzante in più rispetto al modello originale che Adidas aveva testato ad inizio del 2020. Come possiamo vedere al tatto, l'intersuola risulta molto molto deformabile, ma in realtà il materiale appare decisamente rigido, motivo per il quale probabilmente anche l'usura della scarpa non sarà poi così elevata. Prima di andare a scoprire come si comporta la scarpa in corsa, scarpa che è disponibile in Italia a partire dal 1 settembre 2022 al prezzo di listino di 220 euro, concludiamo dicendo che, come molte altre scarpe Adidas, una volta portata a fine vita dal punto di vista sportivo, essa è perfettamente utilizzabile come sneaker di tutti i giorni, in quanto al look si fa veramente notare. Come già detto in precedenza, la resa in corsa è stata veramente una grandissima sorpresa. La comodità è eccellente, così come la risposta alle diverse andature. A ritmi più lenti, e quindi quando l'appoggio a terra avverrà prevalentemente con il tallone, si avrà la netta percezione che l'intersuola accompagni gradualmente il piede, e di conseguenza l'intero corpo, verso il basso, limitando, se non azzerando, tutti i traumi. Viceversa, quando si deciderà di spingere portando l'appoggio con il mesopiede o più in generale prevalentemente con la parte anteriore del piede, si capirà al meglio come mai questa scarpa è stata chiamata Forward. L'intento del laboratorio Adidas è pienamente riuscito. La risposta elastica sarà incredibile, si avvertirà nettamente come la fase aerea sia maggiore rispetto alla normalità, in quanto l'energia restituita dalla tela 4D è davvero elevata. Anche la dispersione laterale delle forze sarà nulla, si avvertirà una corsa molto lineare, come essere su due binari. Insomma, è probabilmente la più grande sorpresa tra le nostre recensioni, una scarpa completa che sa proteggere il runner a ritmi più lenti e renderlo allo stesso tempo estremamente performante in gare ed allenamenti tirati. La recensione scritta la trovate su marathonworld.it, mentre per le domande potete lasciare un commento qua sotto.